Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide delle vostre giochi preferiti. Oggi non ve lo dico neanche che dovete registrarvi al canale, perché questo è l'ultimo video che faccio per Monster Hunter World e vi porto quello che non vi ho portato in Iceborne, cioè le build endgame della balestrina. Le avevo fatte tantissime per Monster Hunter World, avevo fatto tutte le meta build di tutte le armi di Monster Hunter World. In Iceborne non ho veramente avuto tempo e voglia soprattutto di farle, anche perché ci vogliono veramente una quantità di ore indefinibili e soprattutto non ho imparato a riutilizzare tutte le armi che avevo disimparato a utilizzare una volta finito World e aspettando Iceborne. Quindi vi porto la balestrina. Solo ed esclusivamente la balestrina, quindi non chiedetemi altre meta build endgame, perché questa è la mia arma principale. Ci ho fatto sopra più di 800 ore di gioco e quindi diciamo che per la balestrina posso dire di essere un esperto e quindi vi posso portare tutte le meta build, le meta build endgame e di conseguenza dopo che avrete fatto il fatale, se avrete la sua armatura, potrete fare. Vi svelo subito che la balestrina finale del gioco è quella del Fatalis e l'armatura praticamente finale del gioco, indovinate qual è? Quella del Fatalis. Quindi di difficoltà nel fare le build ce ne sono zero. L'unica rottura di balle è provare i vari gioielli che si devono utilizzare. Le mie build attuali sono state fatte basandomi su quelle tirate fuori da Angbata 11, che vi lascio il canale in descrizione, è forse uno dei più bravi con le balestre in mano a fare queste determinate cose. Ovviamente le balestre e le build sono state modificate leggermente per il mio gusto personale, quindi per come gioco io, ma ve le riporto e vi faccio vedere ovviamente quello che sono. Si parla di tre build, iniziamo con la piercing, poi ci sarà la laceranti e la sticky bomb. Non vi porto l'avventaglio con le LBG perché secondo me da utilizzare è un po' stupida ed è molto meglio con le HBG. Comunque, iniziamo subito. Quindi partiamo con la build piercing, quindi perforanti, proiettili perforanti. Si vanno ad utilizzare i proiettili perforanti 2, quindi che hanno il rapid fire, e non vi dico neanche che danni osceni che fa questa build. Ebbene, questa è la build completa, quindi ci servirà ovviamente la balestrina Fatalis, perché questa è quella che c'è da utilizzare. La chiaramente testa di drago e artigli di drago beta, la pelle di drago e le spine di drago alfa, e invece come scarpe ci servono le culle Vetarot alfa. Per l'amuleto è lo sfidante, quindi quello che ci dà istigatore, e per i mantelli ovviamente il tecnico e in realtà il secondo mantello è quello che volete voi. Per quanto riguarda l'attacco, voi considerate sempre il fatto che l'affinità di tutte le armi del Fatalis sono da almeno il 30%, ma l'attacco di base supera di circa 100, se non più, il danno puro. Quindi questa è la situazione attuale delle balestrine. Ricordo che hanno una deviazione veramente molto alta, quindi a confronto di un Aquashot che invece praticamente non aveva deviazione ed era fantastica, quella balestrina, l'ho amata con tutto me stesso, questa ha una deviazione molto alta. Quindi cercate sempre di mirare il mostro leggermente più basso di quello che dovete mirare e magari cercare di colpirlo al centro, perché sarà molto complicato sparare per il lungo, anche se nella build abbiamo preveggenza balistica. Per quanto riguarda ovviamente le nostre bellissime abilità, si arriva ad avere bonus attacco e occhio critico al 7, istigatore anche quello maxato al 7, schivata al 5 e schivata estesa al 3, e vi garantisco che queste due, quindi schivata e schivata estesa, sono praticamente fondamentali soprattutto per farsi il Fatalis e praticamente qualsiasi altro tipo di mostro, non vi colpiranno mai più, perché veramente vi basta una schivata per andarvene a fanculo. Ok? Resistenza a stordimento, veramente molto utile la resistenza a stordimento, soprattutto nei mostri finali come la Latro e il Fatalis. Per
Per quanto riguarda Rivela Munizioni Up, è sempre al 3. Non ci serve in questo caso l'acutezza risparmia munizioni, perché ce lo danno i 4 pezzi della Fatalis, quindi già automaticamente noi abbiamo quella abilità all'interno della nostra armor. Bonus critica e punto debole al 3, forma perfetta al 3, bonus perforanti che riusciamo a inserirli al 2, preveggenza balistica al 2. E ovviamente questi sono i 4 pezzi del Fatalis che ci dà eredità e trascendenza. Per quanto riguarda i gioielli, adesso ve li vado a far vedere, così vedete anche i gioiellini dell'equipaggiamento come sono stati inseriti. Come vedete, riusciamo ad avere veramente una quantità di abilità indefinibile con questi gioielli. Sui mantelli ovviamente potete andarci a mettere True Shot o comunque una qualsiasi altra cosa voi vogliate, che può essere un bonus cura, un guarigione, un salute, un angelo custode o un difesa, un quel cavolo che volete. Ricordatevi sempre che se andate a fare il Fatalis dovrete sacrificare qualcosa all'interno di questa build, se volete farla con la piercing, per andare ad inserire attacco e resistenza a fuoco, perché sfortunatamente col Fatalis la resistenza a fuoco serve assolutamente. Una volta che avete visto questi bellissimi gioielli, vi faccio vedere anche come funziona la balestrina con il Rapid Fire. Questo è l'oscenità che riuscite a tirare fuori con 5 colpi sparati. Quindi la balestrina è veramente veloce, si ricarica in un attimo, potete continuare a spostarvi e a sparare al mostro. Come vedete, accortezza di sparare le munizioni si inserisce abbastanza spesso, come se avesse su un Narga Kuga, quindi, e potete ricaricare soprattutto in movimento. Ricordatevi che la balestrina in sé dà 3 stabilizzatori e un ricarica assistita, per quello che mi riguarda, e come potenziamento della balestrina io ho messo un'affinità, un bonus cura e un difesa. Questo per andare a sopperire leggermente un po' in tutto. In realtà il bonus cura con la piercing io non l'ho mai utilizzato, perché si può stare veramente molto a distanza e quindi si riesce veramente a schivare quasi tutti i colpi del mostro senza alcun tipo di problema. Bene, passiamo alla prossima build, che è la Sticky Bomb. Bene, eccoci alla Sticky Bomb, che ovviamente va a modificarsi leggermente in realtà. In questo caso avremo sempre ovviamente la balestrina del Fatalis, che noi non andremo a cambiare mai in pratica, e andremo a cambiare solo ed esclusivamente i pezzi delle armature e chiaramente i gioielli che ci sono sopra. In questo caso noi avremo la testa e gli artigli di drago beta, la pelle di drago alfa, comprensivi di piedi che dal Culvetarot di prima passano al drago, e invece il pezzo della Culvetarot va a prendersi con la gonna o la cintura, chiamatela come volete, alfa sempre. L'amuleto cambia, che da stigatore diventa KO, ovviamente di cosa si sta parlando, di una Sticky Bomb. Per quanto riguarda i mantelli, io vi consiglio sempre il mantello impatto, il tecnico, quando avete su la Sticky. Per la balestrina le modifiche sono 2 stabilizzatori e un ricarica in schivata, questo perché la ricarica è molto lenta e quindi dovrete ricaricare in schivata, che però con schivata 5 e schivata estesa 3 potrete ricaricare e andare praticamente dall'altra parte della mappa con 2 semplici schivate. Per quanto riguarda anche qua, la deviazione e l'attacco sono gli stessi, comprensive dell'affinità della build precedente. Andiamo a vedere un attimo le abilità. Chiaramente si mette battitore al 5 e artiglieria al 5. Questa cosa è una sgravata di proporzioni epiche, perché grazie al Fatalis noi potremo portare praticamente tutte queste abilità al massimo del loro livello, come se fossimo con maestro. Schivata al 5, attacco, paralisi e sonno li abbiamo portati al 4 grazie ai gioielli, perché questa balestrina porta anche i proiettili sonno e ovviamente paralisi. La resistenza a stordimento ce la dà l'armor, il bonus cura, perché il bonus cura sulle sticky è veramente fantastico, con 2 sticky riuscirete a curarvi completamente. Per quanto riguarda rivela munizioni, è sempre al 3. Spacca mostri, in questo caso si può andare ad inserire, che è al 3, è leggermente diversa da quella che ha fatto Angbata. Forma perfetta al 3, schivata estesa come ho detto al 3, punto debole al 2, e abbiamo anche pasto gratuito all'1, che se ci entra ci entra, se non ci entra ce ne faremo tutti una ragione. Andiamo a vedere un attimino i gioielli di questa bellissima build.
sbagliato. Eccoci qua. Per quanto riguarda i gioielli, io sono andato ad inserire questi. Ripeto, se andate a vedere il video di Angbata, sono leggermente diversi e io invece li ho trasformati inserendo per esempio bonus cura, cosa che lui per esempio non ha inserito al suo interno. Quindi questi sono i miei gioielli, vi può essere utile farla così, provatela. Per quanto riguarda la balestrina, è veramente 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 fantastica. Anche qua noi andremo ovviamente ad utilizzare gli esplosivi 2, che sono, come al solito, sono doppi e ci danno un leggero rinculo, ma in questo caso, se noi dobbiamo ricaricare, ricordatevi di ricaricare al 2, perché chiaramente abbiamo un evading al 2. Come vedete, i danni comunque sono consistenti e grazie a battitore spaccamostro il mostro non rimarrà intero e soprattutto in piedi per molto molto tempo. Passiamo ora invece alla Laceranti. Benissimo, eccoci con la build Laceranti. Premetto subito, questa è una build basata sui proiettili Laceranti, ma è utilizzabile anche con i proiettili esplosivi. Non faranno lo stesso danno che farebbe una sticky pura, quindi una proiettile esplosivi pura, ma comunque fanno un bel danno. Ed essendo una build quasi simile a quella piercing, riesce a fare parecchi danni con i laceranti, ma anche parecchi danni con gli esplosivi. Diciamo che è una via di mezzo. Questa è la mia build preferita. Io ho amato i proiettili laceranti fin da World. In Iceborne non eravamo riusciti ad averla. Ebbene, sono tornati. Sono stati nerfati all'inverosimile, ma sono tornati da noi. Ah, che bella cosa. Partiamo subito con la build. Come è fatta? Ovviamente ci sono due pezzi beta e due pezzi alfa della Fatalis, quindi dell'armatura Fatalis, e come per la piercing avremo i piedi alfa della Kul'Vetar'oth. L'amuleto è lo stesso sfidante, quindi avremo istigatore al 7 e andiamo ovviamente a vedere anche le modifiche alla balestrina. In questo caso le modifiche alla balestrina sono ricarica in schivata 3 e canna lunga. Questo perché noi potremmo sparare praticamente i proiettili laceranti a vaffanculo, come si dice in questo caso. Non saremo quasi mai presi di mira dal mostro, a meno che il mostro ovviamente non si giri e non ci carichi a distanze abissali, ma noi ce ne sbatteremo le balle considerando la schivata e la schivata estesa che abbiamo. E di conseguenza i laceranti non solo ci cureranno, non solo taglieranno le parti del mostro, non solo spaccheranno il mostro, ma ci... daranno la possibilità di sparare veramente veramente a una distanza di non poco conto. Andiamo a vedere le abilità. Per quanto riguarda le abilità, è come praticamente la piercing, quindi bonus attacco occhio critico istigatore al 7, schivata al 5, resistenza a stordimento, munizioni up, bonus critico, punto debole, forma perfetta e schivata estesa al 3, quindi portate al massimo. In questo caso bonus cura al 2, preveggenza balistica, perché anche qua la deviazione è molto alta, e ovviamente avremo i 4 pezzi del fatale che ci danno eredità e trascendenza. Andiamo a vedere un attimo i gioielli di questa build e poi ve la faccio vedere come ultimo step. I gioielli di questa build sono questi. Ovviamente anche qua io ho fatto un cambio generale della build, perché ho deciso io di fare così. Potete, attenzione, potete cambiare i bonus cura con dello spaccamostro, se per caso vi serve, molto utile con una lacerante, considerando che le laceranti sono fatte apposta per tagliare le parti del mostro, quindi spaccamostro vi può essere utile. E niente, questa sono tutti i gioielli della build che vi portano poi alla fine della fiera ad avere queste bellissime abilità. Andiamo a vedere come ultima cosa i proiettili laceranti, che cosa fanno e da che distanza si possono sparare. Come vedete, a me non interessa neanche. Questa è la distanza con cui noi potremmo prendere il mostro. E non è uno scherzo, perché tanto sono proiettili come le sticky e come vedete i colpi gli arrivano comunque. All'incirca ogni colpo che noi spareremo sono 12 colpi in totale che si prenderà il mostro. Quindi dovremmo stare a una certa distanza e avere il rinculo. Se ricaricate normalmente, la ricarica sarà molto lenta. In questo caso noi potremmo ricaricare una volta che avremo finito i colpi tutti e tre con una bellissima
schivata, che come vedete con schivata estesa io ero in fondo là, con due schivate sono riuscito ad arrivare praticamente in faccia al mostro. E con 9 colpi, 12 colpi che ho tirato, in realtà ne ho tirati 150. È una build che fa dei danni anche questa veramente pazzeschi. Diciamo che a danni la piercing e la laceranti si equivalgono quasi, ok? E io spero di avervi portato le ultime tre build delle sticky per l'endgame, e con questo io concludo praticamente i video di Monster Hunter World dedicati a Iceborne ovviamente, e spero di rivedervi invece con qualche prossimo titolo. Se volete qualche altro video di spiegazioni o comunque magari di qualche meta build che vi interessa particolarmente, scrivetemelo qua sotto, vedrò se riesco a farvelo. Con questo è tutto, vi ringrazio per avermi seguito su Monster Hunter e noi ci rivediamo magari con il prossimo o magari con qualche altro titolo che vi interessa. Ciao!